Bentrovati, eccoci, consueto appuntamento con l'informazione di Telebrea sul canale 13 e sul canale 110. Lo ripetiamo sempre perché dove non si vede il 13 si può vedere il 110. Allora, torniamo a parlare di queste grandi opere che sono entrate nel decreto semplificazione e sono tantissime. Vi devo dire che se noi le andiamo a contare, ci sono delle opere prioritarie, soprattutto per quanto riguarda la ferrovia e l'alta velocità soprattutto, e poi anche finalmente un poco di strade nel nostro territorio. Chiaramente l'alta velocità riguarda soprattutto la dorsale tirrenica e forse anche un po' la ionica, ma quello che poi interessa a noi soprattutto è la questione delle strade. Infatti le grandi opere alla fine c'è la questione, vediamo dove siamo qua i numeri. Finalmente per le strade c'è la famosa Ragusana. Come dicevo ieri, mi ero preoccupato cosa vuol dire Ragusana, ma oggi leggendo su un articolo a livello nazionale viene chiamata Ragusana perché la dizione esatta è il collegamento come fosse un'autostrada, a tipo autostrada, così c'è scritto, dall'incrocio di Chiaramonte fino alla 194 e quindi tutta la 194 con la 514, siccome la 194 si chiama Ragusana, ecco perché la strada si chiama Ragusana. Come dovrebbe funzionare, ma lì ci sono sempre le polemiche. Ci dovrebbe essere la questione del commissariamento. Bisognerà capire quali poteri avrà il commissario. Ora, tutti portano ad esempio il ponte di Genova. Ricordate, ponte che è stato regalato la progettazione da Renzo Piano. Questo ponte è stato fatto in un anno e praticamente a fine luglio dovrebbe essere inaugurato. Ma lì poi ci sono le polemiche. Chi gestisce questo ponte? Se è la società autostradale, ci sono i Benetton e i 5 Stelle hanno detto mai, non faremo mai gestire l'autostrada ai Benetton. Ora, dico, facciamo il commissario, speriamo che non stiano là qualche mese a discutere chi dovrà gestire o meno. Sulla nostra questione è molto più semplice, se è vero che verrà fatta la 514, noi dobbiamo dire che con il commissariamento e magari con i lotti dovremmo vederla in tempi brevi. Nel comunicato di ieri ci sono ringraziamenti sperticati al Movimento 5 Stelle. E qui dobbiamo dire qualcosa. C'è un ringraziamento a Toninelli, io lì su Toninelli toglierei mano, però non c'è dubbio che anche lui, in quel particolare, l'anno scorso, eravamo ai primi di aprile, lui disse che bisognava farla tutta con i soldi dello Stato. Va bene, è finita così, quindi lo ringraziamo. E c'è anche, dobbiamo dire, l'intervento di Cancellieri. Cancellieri, il vice ministro Cancellieri, su questa strada si è impegnato davvero. Allora, qui possiamo chiudere il capitolo, almeno dal punto di vista dell'organizzazione, attenzione, perché uno dei piccoli problemi di tutta questa storia è che abbiamo fatto il conto delle strade e delle autostrade, dei ponti e delle ferrovie che servono, ma c'è il piccolo problema di quanti soldi servono. Sono quasi 200 e passa miliardi, dei quali però non è che li abbiamo tutti, no? Perché bisognerebbe che ci arrivassero dalla distribuzione dei fondi europei. Quindi belle parole, tutto ok, a patto che però queste cose poi si riescano a fare. Speriamo che gli accordi, Conte che va in giro per tutta l'Europa, riesca a portare a casa i soldi per fare queste opere, fra cui la 514. Cioè, noi siamo, come si dice, egoisti, basta che ne vanno la nostra strada, tutti
dell'Auge non ci interessa niente. È un modo di dire, ma purtroppo è così. Ora parliamo di un'altra cosa e parliamo a livello regionale. Hanno un problema a Palermo perché si discute la mozione di sfiducia per il presidente Musumeci. Sappiamo che comunque le mozioni di sfiducia non servono a niente, ammesso che riuscissero a passare. Ora hanno fatto una nuova formula che però entrerà dalla prossima legislatura. Quando si dimettono metà più uno dei deputati, cade la legislatura. Però là ci vogliono persone che siano in grado di decidere, ce ne andiamo a casa. E siccome fare il deputato è bello, capite che è difficile trovare persone che a piena legislatura, magari dopo un anno di legislatura, se ne vanno a casa. Può capitare a tre giorni dalla fine, questo certamente. Una novità è questa dei distretti produttivi. Ho già detto che secondo me sono delle grandissime stupidaggini. Perché? Perché il sistema del distretto che abbiamo tirato fuori tanti anni fa ha visto la luce dopo 5, 6, 7 anni e abbiamo anche visto che gli altri distretti non hanno prodotto niente, perché pensate a 60, 70 aziende, perché bisogna mettere insieme 60, 70 aziende, almeno, più sono meglio è, che hanno tutte queste caratteristiche e poi ci vuole una governance unica e tra l'altro non è che ci sono soldi per i distretti produttivi, sarebbe bello, invece si parla soprattutto di coordinamento, di organizzazione, di promozione, ma gli aiuti non esistono. A questo punto hanno fatto 13 distretti e pensate che in provincia di Ragusa ce ne sono due. È possibile mai? Certo, perché la provincia di Ragusa ha una capacità produttiva enorme, quindi è abbastanza pensabile che ci siano dei distretti, due distretti almeno. Però pensate, non sarebbe stato meglio nascere con uno solo e fare una cosa buona? Purtroppo poi è entrata la politica. Ci c'è sia la Camera di Commercio che ha detto ora ci penso io, il buon Enzo Cavallo si è battuto per fare il suo distretto, ma c'è l'altro, quello di Vittoria, che nasce dalle aziende da più privati che pubblici. Ora vedremo come questi due distretti potranno vivere insieme. Intanto c'è un comunicato di Nello Di Pasquale che dice finalmente l'assessore ha firmato i decreti di riconoscimento dei 13 distretti, finalmente si è arrivati al traguardo. Prendo atto della notizia, sono lieto, anche se i decreti arriveranno diversi giorni dopo il limite che lo stesso assessore aveva fissato un mese fa, quando aveva detto vi prometto che li faremo. Cosa servono? L'ho già detto, se andiamo a prendere l'esempio dei distretti turistici ci dovremmo nascondere, soprattutto quei distretti turistici che hanno sperperato quelle pochissime risorse che ci sono, come per esempio il distretto di Noto, quello del sud-est, hanno sperperato una, non che se li sono rubati, io non parlo di imbrogli. Io dico che sono stati male utilizzati pensando a delle iniziative di allora che però non hanno fruttato nulla. Anche il distretto degli Iblei, se calcolate che la famosa carta di valorizzazione ancora la dobbiamo vedere e l'affidamento fu firmato da me, dal sottoscritto, ed era la prima cosa che fece il sindaco Piccitto, quindi 5 e 2, 7 anni trascorsi e la carta di valorizzazione ancora la stiamo cercando. Ma a questo punto, se i distretti sono questi, a che servono? Noi abbiamo bisogno di molte altre cose, soprattutto cose pratiche e risolvere tecnicamente quelle che sono le difficoltà delle nostre località turistiche. Ed ecco perché oggi apriamo
Poi un'intervista allora a Ciccio Barone. Mi è scappato l'onorevole, non vorrei che si convincesse che può fare l'onorevole e siamo rovinati. All'assessore Ciccio Barone, perché stamattina c'è stata la conferenza stampa al comune. Permettetemi di lamentarmi, perché vedete, intanto la conferenza stampa è stata alle 1:30 del mattino, cioè che è così presto? No, va benissimo, l'importante è che si capisca che un giornalista non può stare 1 ora e mezza, 2 ore per una conferenza stampa al comune, perché la conferenza stampa che doveva iniziare alle 9 è iniziata molto dopo e alle 11 eravamo ancora lì. E io cosa temo di tutto questo? Cioè, qual è il problema? Ma tutti hanno qualcosa da fare e poi quello che non mi piace sono le passerelle, perché eravamo 3 giornalisti, le passerelle gliele facciamo fare noi dopo, come faremo ora, vedrete le interviste. Ma nella conferenza stampa bisogna essere più concisi e poi permettere a noi di fare domande. Poi faremo le interviste e tutti gli assessori verranno premiati con gli spazi che avranno, ma sarà dopo della conferenza stampa. Io come televisione la penso così. Spero che la prossima volta si capisca. Facciamo la conferenza stampa. Dura mezz'ora, poi chi vuole resta, si fa le interviste, ma non possiamo stare 2 ore a sentire tutto quello che dicono i 10 assessori, i 7 ospiti e cose del genere. Non può essere. Allora, oggi è stato presentato, sono state presentate 3 cose. Una riguarda Ibla, una Marina e una c'è questa idea della pista ciclabile. Iniziamo con questa videotelefonata con Ciccio Barone. Questa è Teleiblea. Allora, cerchiamo di affrontare meglio questo argomento delle novità di circolazione e anche per quanto riguarda sensi unici e ZTL con Ciccio Barone. Conferenza stampa stamattina. Ciccio, parliamo soprattutto di Ibla. Cosa avete deciso? Guarda, è una concertazione che parte da circa un anno, perché per la prima volta si mettono insieme commercianti e residenti, perché da sempre parti contrastanti fra di loro sulla guerra dei parcheggi, sul punto di vista della viabilità. Finalmente, dopo tanto tempo, vanno ad elaborare un documento comune con firma congiunta, viene presentato all'amministrazione, che lo valutiamo e per noi tutto sommato è un documento valido, e soprattutto perché cambia il senso di marcia per Ibla. Sappiamo benissimo che ogni modifica che viene fatto crea sempre comunque a qualcuno qualcosa che non va o qualcosa non piace, perché Ragusano è abituato a non voler mai cambiare nulla. Noi l'abbiamo detto anche oggi, cioè chi è che non sbaglia mai? Chi non fa mai nulla? Noi qualcosa dobbiamo farla, dobbiamo anche cercare insieme, in sinergia con loro, di fare una modifica. L'abbiamo fatto, in che senso? La circonvallazione di Ragusa Ibla diventerà a senso unico. Diventando a senso unico, questo comporta la possibilità di creare nel lato sinistro della circonvallazione ben 155 posti auto in più. Perché un problema chiaro e sempre che c'è stato Ibla è quello dei parcheggi. Noi l'abbiamo detto, lo dovevamo fare in maniera diversa anche quest'anno, con dei parcheggi scambio che partivano da Ragusa Centro e che portava la gente a Ibla, ma il Covid quest'anno un po' ha creato dei problemi e voi sapete che fino a poco tempo fa neanche gli autobus potevano viaggiare a pieno carico. Adesso anche questo è stato risolto e metteremo anche dei bus alla vetta nel mese di agosto e di settembre. Però questo è un esperimento. Quello che voglio dire, si entra dalla circonvallazione, si potrà entrare dentro Ibla tranquillamente, anche dal Santissimo Trovato e anche dalla via Pescara, però il sabato e la domenica, i giorni in cui c'è la ZTL, non si potrà entrare più dal Santissimo Trovato, ma l'unica via di accesso sarà la via Pescara per entrare dentro Ibla, per poi proseguire un giro che si esce da via del Mercato. Le ZTL in questo momento che ci saranno il sabato e la domenica nuove saranno quella dell'accesso che tuttora c'è, quella dell'accesso sempre dal Santissimo Trovato. Quella di Via Cabrera, che sarebbe la strada di collegamento tra Largo Camerino e per andare verso Piazza Duomo, e poi continuerà come ZTL anche la Via del Mercato. La Via del Mercato sarà a senso unico ad uscire, potranno tornare indietro in controsenso solo ed esclusivamente i residenti. È quello che ci tengo a dire, un progetto esclusivamente sperimentale, per cui noi lo valuteremo ogni 15 giorni, valuteremo tutto quello che funziona e non funziona dal punto di vista della viabilità, pronti a modificare tutto quello che c'è. Ecco perché dico. Non c'è bisogno di polemiche, c'è bisogno di proposte, di soluzioni, di alternative che noi siamo pronti a valutare e a vedere. Qualcosa che non andrà, quello che facciamo non è che nessuno fa una cosa perfetta, lo sappiamo che è una cosa che avrà dei pro e dei contro e c'è qualcosa da migliorare.
Però diamo tempo anche per capire cosa andrà e cosa non andrà. Siamo rimasti con i commercianti residenti in piena sinergia ogni 15 giorni di vederti per valutare cosa è andato e cosa non è andato. Io mi consento anche di ringraziare l'ottimo lavoro che ha svolto Aibla, perché parte del progetto parte dal consigliere di giuria, di giusto dare a Cesare quel che è di Cesare, che ha fatto su questo un ottimo lavoro. L'ottimo lavoro anche del capitano Umberto Ravallese, che veramente è stato onnipresente su questa iniziativa. Ci scusiamo a tutti se ci saranno dei disagi, se ci sarà qualcosa che inizialmente non andrà, ma è un Sì. fatto normale, non tutto è perfetto. Ciccio, Però diciamo, se aspetta, non agli altri. Ciccio, aspetta un attimo, Sì. hai ragione, stiamo provando, qualcosa può anche non funzionare, ma come tu sai, lamentarsi è capitale e quindi la cosa più importante è dire qualcosa che non va. Le male lingue dicono che chi ha suggerito il piano si è fatto i Sì. costeggi davanti alla porta, si è fatto le male lingue dicono. Sì, io Allora, faccio il mio Mario, lavoro, sì, io faccio il mio no, ma lo lavoro, è so, giusto? questa notizia è arrivata anche a me perché c'era un caso di cui parcheggi che abbiamo anche levato, ma non perché lì ci abitasse qualcuno, ma perché erano pensabili fare dei parcheggi messi in alcune aree. Vedete, ora noi cosa stiamo facendo? Stiamo raccogliendo tutte le richieste dei passi che ci saranno, perché considerate che i passi Aibla non vengono cambiati da circa 8 anni. Per cui adesso c'è un modulo, io lo compilo tranquillamente via mail, non c'è bisogno neanche di vado dei vigili urbani, lo stiamo facendo in maniera proprio con l'autocertificazione, e poi ne faremo tutte, controlliamo tutte le autodichiarazioni. Per cui il cittadino manda un'email, gli viene rimandato il pass provvisorio tramite mail, che poi verrà cambiato dopo il 30 ottobre in quello definitivo. Stiamo vedendo quanti sono. Non sento più. Mi senti Mario? Ecco. Allora Mi Ciccio, per senti? un attimo no, Sì, ti mi abbiamo senti? perso. Allora, Ascolta. E va bene, sì. ho capito quello Dopodiché, che state ripeto, facendo. vediamo Aspetta. quali che saranno i passi. Dopodiché c'è anche un piano programmatico per alcune aree, perché per la prima volta c'è una cosa diversa. Ci saranno i parcheggi dedicati ai residenti, i parcheggi dedicati alle attività commerciali e i parcheggi dedicati alle attività turistiche, mentre prima c'era un pass R per tutti, dove toccava ai residenti, dove toccava al commerciante, dove toccava all'albergatore. Invece adesso si stanno studiando zone ben distinte, la zona che andranno per le, dove si parcheggeranno le strutture turistiche alberghiere, zone dove parcheggeranno i proprietari della commerciale e zone dove parcheggeranno i residenti. È vero, ci sono alcune richieste che stiamo valutando, che sono anche di alcuni parcheggi a 24, ma noi non Perfetto. guardiamo se è abitatizio, Caio o Sempronio. Noi diamo un giudizio se è valido o non valido. A me non, questo non interessa di chi c'è e chi non c'è. Spero che chi abbia fatto anche delle proposte abbia fatto con un certo senso di Va bene. coscienza personale, Va perché bene, non si fanno le cose. accettiamo questa cosa. Seconda critica, l'hanno fatto anche stamattina. Dice sì, vabbè, ci sta bene, però il parcheggio. Cioè, è chiaro che sono sempre delle situazioni arrepezzate, perché se non facciamo un bel posteggio come diciamo da 10 anni, a che punto siamo con questa storia, Ciccio? Guarda, ci sono due parcheggi in questo momento pronti. Uno è quello del parcheggio Largo San Paolo, che è già in progettazione. Faremo l'appalto, perché giustamente fino al 30 ottobre i parcheggi servono, questi di San Paolo, e non possiamo perderli. Fino a ottobre, dai primi novembre, inizieremo i lavori, ma saranno brevissimi per mettere in sicurezza anche la parte sotto del parcheggio e la parte superiore del parcheggio. Lì sono circa 70-80 posti auto. Quello più importante, come sappiamo tutti, è il parcheggio, quello di Via Peschiera, che è fondamentale e importante, quello adiacente alla villa, lì sono 330 posti. C'è una burocrazia che veramente, scusando il termine, sta facendo anche un pochettino incacchiare, perché non è possibile che aspettiamo da circa un anno una VAS, perché c'è l'ufficio di valutazione VAS, si riunisce una volta l'anno, una volta ogni 6 mesi, poi c'è il Covid. Questo purtroppo ci ha comportato dei ritardi notevoli, perché una volta che abbiamo la VAS possiamo iniziare tranquillamente l'appalto dei lavori e poter completare il parcheggio nel giro di un Perfetto, anno e mezzo però massimo. Ciccio, Questo siamo d'accordo, no, io sono d'accordo con. mi hanno insegnato, che tu lo sai perché fai l'amministratore da una vita, che certe volte bisogna incatenarsi ai termosifoni davanti alla stanza dell'assessore o del funzionario a Palermo. Sei d'accordo con me o no? Qualcuno Questa è lo una deve cosa fare. che siamo pronti a. Guarda, siccome ci hanno garantito che ormai è alla procedura finale questa base, che ormai è una questione di pochissimo tempo. Aspettiamo, diciamo, non una parola data, aspettiamo quasi un mezzo impegno preso, dopodiché ognuno di noi poi farà le proprie valutazioni, siamo anche pronti anche noi a Perfetto. fare la nostra L'ultima battaglia politica, cosa, perché sì. Ciccio.
A me sta più a cuore Ibla, ma non per qualcosa, perché Marina è una macchina che cammina da sola. D'estate c'è la gente e bisogna soltanto sistemarlo. Invece Ibla è il cuore antico e ha bisogno di più attenzione. Io ogni giorno ricevo lamentele, stamattina altre lamentele. Senti, ma tu te la sentiresti di fare una passeggiata con me nel pomeriggio? Che so, di venerdì e andare a toccare alcuni punti e chiedere alla gente che cosa vorrebbe che si facesse in alcuni punti salienti di Ibla, perché se riusciamo a fare questo, ti faccio un esempio. Le vasche della villa sono sporche da 4 mesi e tu non mi puoi dire tocca all'assessore Iacono. Cioè, tu sei assessore al turismo. Ecco, come facciamo? Oppure, ora ci sono i pullman, ma come si fa a chiudere la villa a mezzanotte d'estate? E così via. Se tu te la... I bagni, sei andato nei bagni di Ibla? Sei andato? Allora, Ci vuole la no, mascherina e la maschera a ossigeno. Anzi, sono chiuse, che è meglio. ti rispondo subito. Io con grande piacere perché i commercianti, i cittadini di Ibla sanno che io in questo momento a mezzogiorno preferisco tantissimo e passo il mio mezzogiorno, la pausa pranzo ad Ibla, tutti i mezzogiorno mangio lì, incontro cittadini e commercianti che segnalano tutte queste cose, per cui figurati, Mario, io sono sempre a disposizione, mi fa piacere, dimmi quando. E lo possiamo fare. Purtroppo ci sono anche all'interno, e sono d'accordo, alcune competenze che competono a me e competenze che competono ad altri colleghi assessori. Devo dirti che su questo Gianni Agono è molto attivo. Il problema è che c'è una gara in corso che adesso sta finendo per quanto riguarda, adesso oggi ne parlavamo per la pulizia delle vasche, perché sono il primo che fa pressioni su questo, ma devi capire che purtroppo anche il Covid ha rallentato molti degli uffici. Questo fatto dello smart working, che ancora c'è gente che sta a casa e non viene, di cui adesso anche io un attimino sto incominciando a perdere anche la pazienza, perché dovrebbero incominciare a tornare tutti a lavorare, perché ore terapiate ci sono, le situazioni ci sono, e tu sai benissimo che lavorare anche con il 50% dei dipendenti che sono in smart working non è molto facile. Per cui adesso si completerà questa gara anche per la pulizia delle vasche. Tra l'altro ti dico che proprio ci sono 50.000 euro messi a disposizione per la villa che abbiamo messo la Gesù Ibla per il verde pubblico, perché in Allora, c'è stata un'altra interruzione, il tempo che riprende il segnale, gli facciamo l'ultima Sì, domanda a Ciccio. mi sento. E, cioè, allora Ciccio, No, ti ha capiamo? domandato. Dimmi, cosa vuoi dire? Sì, sto dicendo, anche là abbiamo dato 50.000 euro al verde pubblico dalla legge su Ibla per quanto riguarda la sistemazione della villa, la riprogrammazione degli arbusti, la sistemazione della villa, perché ha ben 50.000 euro a disposizione, cioè non è un investimento di poco conto, per cui stanno facendo tutte le gare necessarie per poter fare tutta questa. Guarda, purtroppo il Covid, quei 3 mesi di Covid hanno bloccato molto anche la programmazione all'interno comunale, perché sai Perfetto. benissimo che con un dipendente che Allora, lavora lo dal computer non viene a lavorare, non è mai la stessa cosa. Però capisco. Allora, un'altra grande polemica. Perfetto, dimmi quando, Mario, io vengo con te con piacere a incontrare la gente e vedere tutte le cose che possiamo, anche perché perché devi sapere una concludo, a cosa. breve ci sarà una gara di 200.000 euro per la manutenzione straordinaria delle cose che vanno a Ibla, dove vi aggiusteremo il belvedere, che non è possibile ci sia una ringhiera con Ecco, queste tu devi condizioni, sapere tutti i una lampioni che cosa. Lo sai che ci in sono queste associazioni, molti non sono favorevoli, ci sono un po' uno contro l'altro e magari tu sentirai Ibla uno è un che è po' particolare, positivo, questo te lo l'altro posso no. garantire. Però, siccome, come ti ho detto, io tengo molto più ad Ibla e poi sono anche presidente della Proloco, tra l'altro, io vorrei farmi una passeggiata, lasciamo stare magari questo fine settimana, ma lunedì. Farci una passeggiata quando c'è un attimo di calma e anche andare a capire quale può essere una programmazione, perché non ci dimentichiamo che al castello ci saranno 300 serate, ma Ibla, ma ne dobbiamo parlare con calma. No, ascolta, a Ibla ci sarà tutta una programmazione che abbiamo già concordato, che uscirà a breve, per cui ci saranno anche altri spettacoli a luglio. Ad agosto c'era qualcosa di particolare, strano, che sono le vie della musica. Ci saranno un evento grosso, che però non posso fare il nome, anche all'interno di Ibra, non li stiamo lasciando soli. Ci saranno però, non come l'anno scorso quando mi chiedevano, Elisabeth Domenica, Piano Bar, cose piccole, perché si spende per queste cose piccole tanti soldi, si ha di situazioni che poi non portano nulla. Quest'anno un evento importante a settimana lo faremo. Hai visto, per dirti, Marin Gudine,
Sabato scorso ci sarà sabato e domenica Gli Invisibili, con un'opera teatrale che già ha portato Vabbè. come prenotazioni il tutto esaurito, che sarà al Distretto. Giorno 18 ci sarà di nuovo Marincutine, e poi per proseguire alcuni eventi che saranno la Via della Musica l'8 di luglio, il 22 di luglio, e poi ci saranno 3-4 eventi molto importanti che stiamo portando a Ivo, e poi ti farò sapere con piacere. Ne Dimmi parleremo quando, io lunedì. sono a tua disposizione per questo giro. Va Grazie bene, intanto ne per parleremo, l'intervista, ma ci andremo a fare una grazie per l'amicizia. passeggiata in modo che, come si Con il mento dice, di... toccando con mano, ma non con quelli delle associazioni, ma fra di noi andiamo a chiedere a chi è stato sempre l'informatore, chi sono stati gli informatori dei problemi, cosa possiamo fare. Grazie Ciccio, parliamo ora di Marina e di Grazie altri con gli altri assessori. Ci vediamo dopo. Grazie, ciao. a voi. Ciao. Questa è Teleiblea. L'Italia è in tavola da CRAI Gruppo Radenza. Fesa di tacchino a 6,99 euro al chilo. Motta, vaschette e la cremeria vari gusti 500 grammi a 1,79 euro. Granarolo mozzarella 100 grammi per 3 a 1,59 euro. Heineken birra 66 centilitri a 99 centesimi. Offerte valide fino a mercoledì 8 luglio. CRAI Gruppo Radenza. Sentirsi a casa. Edillegno, azienda ragusana di esperienza trentennale con personale altamente qualificato e macchinari all'avanguardia. Specializzata nella costruzione di case in legno, fisse e mobili, tetti, pergole, gazebo, scale e pavimenti. Edillegno Ragusa. Palchi diversi al Castello, decima edizione, la quinta sulla scalinata nel magnifico parco del Castello di Donna Fugata. Dopo gli straordinari successi delle scorse edizioni, con le rappresentazioni classiche, le pirandelliane e i varietà, ritorna la compagnia Godot con due spettacoli, Caffè Comique divertentissimo e Con le ali dell'amore dai bellissimi sonetti di William Shakespeare, in alternanza dal 22 al 26 luglio, dal 5 all'8 agosto, dal 25 al 28 agosto. Prenotazione obbligatoria e prevendita presso Bedamaggio in via Coffa a Ragusa. Solo prevendita da USA Sport al porto di Marina di Ragusa. Per prenotazioni e informazioni telefoniche contattate i nostri numeri. Posti limitatissimi. Presto, vi aspettiamo. Va bene, noi prendiamo per buono tutto quello che dice Ciccio, la programmazione, le lamentele le prendiamo noi e sarebbe bello potersi fare una passeggiata con gli assessori per sentire quello che dice la gente. A proposito di lamentele, ve ne voglio far vedere una. Perché proprio oggi davanti al comune, davanti all'ufficio Anagrafe praticamente, che cosa accade? Accade che la gente, ecco, non può entrare perché ci sono le regole del Covid, cioè non possiamo fare l'assembramento dentro gli uffici, però la gente sta tutta fuori. Allora, vedete come sono messi? Sono tutti fuori, ma sono più vicini di 1 metro. Allora troviamo una soluzione per cui se è vero che non possono entrare, non possono neanche stare tutti insieme, perché a questo punto fateli entrare tutti allo stato civile e così magari ci mettiamo l'aria condizionata, è meglio di stare fuori tutti uno vicino all'altro. Quindi questa è un'altra lamentela che noi possiamo riportare. Guardate, praticamente sono tutti nell'androne davanti alla porta dello stato civile e molti sono anche troppo vicini, come vedete. Allora, questa è un'altra lamentela, la gente si lamenta comunque di queste attese.
qualcosa si può fare, si può migliorare il sistema, certamente. Torniamo a parlare di tutta l'altra questione, le lamentele anche per quanto riguarda Marina di Ragusa, perché anche a Marina di Ragusa oggi anche Marina è stata oggetto di discussione e si è parlato del piano di circolazione, ma anche un'altra domanda che è quella: cosa si fa per la Movida? Perché è vero che ci stiamo dimenticando del virus, perché a noi non ci fa un baffo, come si suol dire, ma in altre parti d'Italia non è così. Vediamo le interviste di Stefano Ferrera. Assessore Spada, nella giornata di oggi si è tenuta una conferenza stampa in merito alla viabilità a Marina di Ragusa. Come cambia Marina di Ragusa alla luce delle disposizioni odierne e se può farci un resoconto dettagliato della giornata di oggi. Stamattina si è tenuta una conferenza stampa in cui l'assessore Arramo, assessore Barone, ha spiegato un po' la viabilità Marina di Ragusa con l'istituzione della ZTL. E dobbiamo dire che già sono mesi che abbiamo avuto degli incontri anche con la consulta di Marina, con gli esercenti, per cercare un attimo di ascoltare un po' anche il loro parere. Dovevamo fare una ZTL un po' più restrittiva, perché ci dovevano essere i parcheggi scambio con le navette, ma purtroppo la situazione emergenziale del Covid ci ha un po' bloccato, perché non si possono fare più i bus navetta. Quindi la ZTL comunque si farà, sarà una ZTL che prevederà comunque dei pass diversi a secondo la residenza o il domicilio nelle diverse zone di Marina. Cerchiamo un attimo di limitare l'afflusso di macchine al centro storico, nella zona del quindi di favorire i pedoni oppure chi va in bicicletta. Saranno comunque consentite, sarà consentito il traffico anche ai motocicli in alcune zone, vedi via Benedetto Brin. Penso che comunque questa è sempre una fase sperimentale, così come detto dal collega Barone, che sarà comunque potrà essere anche rivista, potremmo anche tornare indietro, quindi inizieremo sabato, i pass possono essere richiesti, basta comunque collegarsi al sito del comune, dove sarà spiegato che anche via email potrà essere inoltrata la richiesta dei pass specifici. Penso che comunque sia una cosa che ci voleva, perché Marina obiettivamente il fine settimana sta diventando un attimino impegnativa, perché vuoi non vuoi tutti i ragusani, anche i turisti che vengono da altre parti della Sicilia vengono a Marina, e quindi ci deve essere comunque una regolamentazione della viabilità. Beh, questo della Movida è un problema serio, perché sappiamo che ci sono alcune zone di Marina in cui la sera effettivamente si ascolta e si sente di tutti, ci sono anche residenti che si lamentano, lo sappiamo, ci saranno i controlli che logicamente non saranno però limitati e comunque fatti solo dalla Polizia Municipale, ma bisogna che ci sia anche una convergenza da parte di tutte le forze dell'ordine, perché non ce la possiamo fare da soli. Questo della Movida purtroppo è un problema, perché sappiamo che i ragazzi si devono divertire, però logicamente arrivate alle prime ore dell'alba se ne vede di tutti i colori e ci sono obiettivamente i residenti che si lamentano, ma cercheremo anche qui di l'amministrazione comunale cercherà comunque di impegnarsi al meglio. Va bene, concludiamo questa parte dedicata alla presentazione di queste novità per quanto riguarda Ibla e Marina di Ragusa con l'assessore Giuffrida. Dice l'assessore che le piste ciclabili stanno andando molto di moda. Io avevo suggerito di cambiare un po'. Pensate se il lungomare Bisani potesse essere fatto tutto pedonale e per le biciclette. È chiaro che tutte le persone che stanno sul lungomare Bisani, che vorrei capire come le hanno costruite quelle case, mi preoccuperei, certo, tutto sanato, e fanno il giro, che ne futteniamo, voglio dire, quello sarebbe un modo per cambiare questa città. Sentiamo l'altra intervista di Stefano. Assessore Giuffrida, nella giornata odierna si è tenuta una conferenza stampa relativamente alla viabilità a Marina di Ragusa.
Per quanto riguarda i lavori sulla pista ciclabile, cosa può dirci in merito? Allora, da domani partono i lavori per realizzare la pista ciclabile. Lavori, in realtà, trattandosi di una pista ciclabile in questo momento in fase sperimentale, e i lavori già saranno ultimati domani stesso perché sono iniziate oggi la predisposizione della segnaletica orizzontale e verticale. Quindi sarà realizzata il tratto di pista ciclabile che va da via Ottaviano, da Punta di Mola, per intenderci, fino alla rotatoria di Casuzze. Una continuazione della pista ciclabile esistente che consentirà quindi il poter raggiungere in sicurezza dalla piazza di Casuzze, dalla rotatoria di Casuzze, fino all'attuale rotatoria. Andiamo a eliminare un tratto dove la gente era totalmente in conflitto, interferiva col flusso veicolare, generando situazioni molto pericolose. Quindi avremo così la possibilità di e poter consentire a chi viene da Casuzze, quindi anche da Santa Croce, Punta Secca, di poter arrivare agevolmente nel centro di Manina utilizzando sia le biciclette, i monopattini o anche una semplice passeggiata in sicurezza. Quindi è un atto di civiltà, considerando che oggi la tendenza ad utilizzare, lo vediamo anche. Gli orientamenti sia nazionali che regionali, quindi gli incentivi che arrivano per l'utilizzo delle biciclette, sicuramente un modo nuovo di concepire, una concezione che si sta sempre più diffondendo, e quindi il numero di utilizzatori, di biciclette, di monopattini è sempre maggiore, quindi va tenuto in considerazione. Il nostro obiettivo è quello di, come più volte abbiamo detto in varie conferenze stampa, di andare a realizzare vari tratti di pista ciclabile fino a riuscire un giorno, naturalmente non in tempi rapidi, a collegare Casuzze, quindi il territorio di Ragusa a confine con Santa Croce, fino al confine con Scicli. In questa fase quindi noi andremo a completare da via Ottaviano fino a Casuzze. Il ponte diventerà a senso unico, quindi andremo un unico senso di circolazione che va da Casuzze verso Ragusa. Via Ottaviano le macchine gireranno per poter poi arrivare a Marina. Invece, per poter raggiungere Casuzze si farà il giro dalla circonvallazione dalle tre rotatorie. Ok. Questa è Teleiblea. Ehi fu, siccome è morbida, dato il cotal sospinto, stende la sposa e la spesa. A proposito di spesa, oh. Ti avvisano i signori clienti che Hard sta per chiudere. Sì signora, si è fatto Hard. Vai, 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 controlliamo. Patate, banane, cipolle, convenienza e qualità, non è mai troppo hard. Ciao, bello, che non lo conosco. Fattoria delle Milizie, un luogo dove si rispettano le tradizioni più genuine per offrire prodotti di qualità e comfort. La Fattoria delle Milizie, che si trova a Scicli, a 500 metri dal convento della Madonna delle Milizie, grazie al suo allevamento di capre, è specializzata nella produzione di formaggi caprini, biologici al latte crudo. Alla fattoria puoi trovare i sapori tipici del territorio, come l'eccellente olio extravergine d'oliva estratto da piante autoctone. Acquista anche le salse, le conserve, la pasta di grano ibleo, ma anche un pregiato riso del Piemonte, tutto consegnato in poche ore a casa vostra. Alla Fattoria delle Milizie si può anche pernottare in accoglienti camere matrimoniali, triple o familiari. Tutte le informazioni a info@sisagro.it oppure ai numeri 0932 19 21 505 e 335 13 68 124, dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 17. Questa è Teleiblea. Laboratorio Analisi Battaglia, Corso Vittorio Veneto 757 Ragusa, telefono 0932 191 50 82. Oltre 40 anni di esperienza e le attrezzature più moderne e precise,
per garantire risultati certi ed accurati in tempi brevi. Il personale del laboratorio effettua prelievi a domicilio, idonei a tutte le analisi cliniche specialistiche. Il laboratorio Battaglia è tra i pochi in provincia ad eseguire specifici test sierologici, più approfonditi e più sensibili, autorizzati dal Ministero e dall'Assessorato alla Sanità per la lotta alla pandemia. E il prezzo è politico, perché è imposto dalla Regione per questi momenti difficili. Laboratorio Analisi Battaglia, Corso Vittorio Veneto, 757, Ragusa. Telefono 0932 191 50 82. Dai rigogliosi pascoli degli Iblei, dalla laboriosità dei casari, dalla trasformazione del latte intero crudo, nasce il Ragusano DOP, sottoposto ai controlli che ne assicurano la massima sicurezza alimentare. Certificato, rintracciabile e garantito. Lo trovi nelle salumerie e nei punti vendita. Scegli il Ragusano DOP e sai cosa mangi. E chiudiamo questo argomento. È naturale che l'amministrazione sia soddisfatta di questo lavoro sulla pista ciclabile. Io dico va bene, ma sarebbe stato bello cambiare tutto, ed è lì che quando le amministrazioni cambiano tutto diventano molto più apprezzate, forse criticate, ma sono amministrazioni apprezzate. Detto questo, andiamo a chiudere. Vi dico prima di tutto che la prefettura si sta interessando della questione incendi, oggi ha fatto un incontro, è naturale, quando si arriva in questo periodo, poi quando si alza il vento, avete visto ieri per l'ennesima volta a Vittoria quello che è accaduto. L'altra cosa riguarda la Banca Agricola Popolare, non vi parlo dei gilet gialli o di quelli che vogliono le azioni indietro, ma vi parlo del fatto che la banca ha messo in campo una nuova app che si chiama BPR Chiocciola Mobile. Che cosa? Praticamente è tutti coloro che già hanno il BPR online, cioè possano lavorare online, potranno lavorare anche con il telefonino e quindi questo va a migliorare il servizio che offre la Banca Agricola, che durante il periodo del lockdown ha capito, la banca sì, ma tutti noi l'abbiamo capito, pensate tutti gli acquisti online che sono stati effettuati in questo periodo, la gente si è trovata, ha trovato comodo comprarsi la roba anche perché il servizio di consegna ha continuato a funzionare. Si dice che è un prodotto nuovo ed assolutamente in linea e con più elevati standard del settore, con i più elevati standard del settore bancario. Quindi tecnologia, io dico è bellissima, ma se un giorno perdiamo il telefono, io non so come dovrei fare e non so perché poi a questo punto nel telefono c'è tutto e ci vogliono tutte le password per fare in modo che se uno lo perde non si sappia come accedere nei conti e cose del genere. Non è una bella cosa. Detto questo, io vi ringrazio, non è una bella cosa in generale, ma che la banca faccia questo servizio è certamente una cosa buona. Ora io vi lascio con Gianni Papa, che ha un ospite in studio, si tratta del signor Puma, che è il nuovo responsabile della SD Calcio di Ragusa. Quindi il calcio riprende a livello nazionale ma anche a livello locale. Grazie della cortese attenzione e ci vediamo con le prossime edizioni. Ciao a tutti. Come vedete, ripeto, non alle mie spalle perché sarebbe troppo complicato spiegarvi come siamo combinati, quel signore che vedete lì è il nuovo presidente di quella società che è nel cuore di tutti i ragusani, ovvero sia il Ragusa Calcio. Come chi segue Teriblea da tanti anni sa che io sono stato sempre contrario al discorso qui rappresenta Ragusa. Ragusa la rappresentano tutti coloro che hanno Ragusa nel nome, quindi Ragusa Calcio, il Marina, la Palla Salacqua, la Virtus, il rugby, Damiano Caruso, tutti qua, tutti coloro che lavorano tanto per portare il nome di Ragusa avanti. E il presidente Giacomo Pum, presidente freschissimo, quanto sono, 3-4 giorni? Nemmeno, quasi. Giovane lui e fresco di nomina, si trova di fronte a un compito davvero complicato. Allora, presidente, ci dica innanzitutto, per quanto sia, se si ufficializza il tecnico e il direttore tecnico. Buonasera.
il direttore sportivo, sì, del Ragusa Calcio sarà Carmelo Buonarrico. Chiuso. Non andiamo, detto Carmelo Buonarrico. Icona del calcio Ragusa. Basta, è come se Napoli dicessero Maradona. Perfetto. E ufficializziamo anche il tecnico Filippo Raciti. E siamo quasi lì. Che sarà quest'anno. Io sono sempre dell'idea che Filippo in campo sarebbe sempre uno dei migliori. Non parliamo poi di gare tutte e due, mettiamo in campo. Diciamo che giocano mezz'ora. Ancora le farei giocare. Anche io. Allora, Presidente, lei ha un compito difficile. Infatti, quando ci siamo visti un minuto fa, gli ho detto scherzando chi vi ci porta, ma ho visto che, come tutti i giovani ben intenzionati, ha idee molto chiare. Voi partite dal campionato di eccellenza, con che programma? A breve, a medio o a lungo termine? Il nostro progetto, che già io ho discusso con gli altri dirigenti, sarà un progetto a 4 anni. Quindi a medio termine. Sì, spalmato in 4 anni, che partirà dal settore giovanile. Quindi quest'anno il Ragusa Calcio avrà un settore giovanile. Perché il Ragusa Calcio non ha neanche un giocatore. Non ha neanche un giocatore. Bello. Questo è il problema anche del Ragusa, che ad oggi non abbiamo nemmeno un giocatore. Due ragazzi che si sposano devono mettere su casa e non hanno nulla. Perfetto, quindi questo è un problema grosso secondo me, perché negli anni passati è stato fatto... Curato meno, diciamo. Sì, curato meno. Quindi questo è il progetto che andremo a fare noi. Quindi punteremo molto sul settore giovanile, cercando di portare più giovani promesse possibili in prima squadra, essendo poi giocatori nostri. Una domanda, Presidente, avrete un allenatore specifico per il settore giovanile? Ovvio, avremo allenatori, tecnici qualificati, quindi abbiamo già contattato allenatori con qualifica UEFA B. Quindi che si occupano di questo? Sì, perché bisogna comunque creare un'ossatura tra giovani e una base. Sì. Allora, il campionato di eccellenza, che l'anno scorso aveva visto il Ragusa fra i protagonisti e che l'avrebbe visto disputare i playoff se non ci fosse stato quello che sappiamo tutti, il campionato di eccellenza non è facile, assolutamente. Sì. Però è sicuramente un campionato fascinoso, anche perché capita ormai, per come il calcio attuale, che ti trovi in eccellenza. L'anno scorso in Serie D abbiamo visto il Palermo, questa in eccellenza puoi trovare squadre di grandissimo passato. Sì. E come siamo combinati? Si sa già qualche cosa di chi saranno i componenti? Ancora è presto? No, ancora come componenti è un po' presto, un po' prematuro, infatti molti nomi non le vogliamo far uscire se prima non ci sarà la firma ufficiale. Però stiamo puntando su un campionato di medio-alta classifica, e come ripartenza, con tutti i problemi che ci sono, certo, che abbiamo, ripartire con un settore giovanile e un campionato di media-alta classifica già mi sembra un buon inizio. Il campo lo so che hanno avuto problemi, qualche vandalo imbecille aveva creato difficoltà all'impianto del Selvaggio. Sì, non ne sono proprio a conoscenza di questo. Gli imbecilli ci sono sempre, non si meraviglia. Comunque il Comune sicuramente rimedierà. Mi dico un po', il problema fondamentale, una squadra è composta dalla dirigenza, dai giocatori e dai tifosi. Avete già avuto i primi contatti con i tifosi? Qual è la risposta alla tifoseria per ora? No, non abbiamo avuto un contatto diretto, però quello che posso dire ai tifosi è che faremo del nostro meglio, cercando di onorare sempre di più questi colori, questa maglia, e cercare di riportare più gente possibile allo stadio, perché questo è quello che vogliamo fare, certo, puntare sulla ragusanità e portare più persone possibile allo stadio. Eh sì, perché è veramente triste vedere lo stadio quasi vuoto, è veramente tristissimo. E mi dico un po', quindi ovviamente poi è ancora presto, ma poi si faranno iniziative per favorire eccetera eccetera l'afflusso dei tifosi. Io mi permetto di ricordarvi di cercare di entrare anche nel mondo della scuola, perché sarebbe bello che anche i giovani e i giovanissimi seguissero il Ragusa Calcio. Sì, ma infatti è questo quello che vogliamo fare noi, partire dai più piccoli, proporle anche alle scuole elementari, alle scuole primarie, proprio per far ritornare a Ragusa i bambini che abitano, che stanno a Ragusa, fargli rivedere il Ragusa che c'era una volta, che ormai manca da un po'. Ma del resto io vorrei che il pubblico si facesse, il tifoso ragusano, si facesse questo in condizioni normali. Noi abbiamo la possibilità, il sabato per esempio di solito gioca la pallamano, la domenica mattina gioca il rugby, mi auguro che continui a giocare la domenica mattina, poi una domenica giocherà il Ragusa, una domenica giocherà il Marino. Sì. Una domenica, salvo
concomitanza giocherà la Virtus, che poi si vedrà se avremo addirittura due Virtus, sarà ancora più bello, e una la passa all'acqua. Ragazzi, poi c'è, non so come continuerà comunque nel pomeriggio il calcio femminile che è in Serie A. Ragazzi, abbiamo possibilità di vedere tutti i tipi di sport, cioè seguiamoli, sono tutti Ragusa. Il calcio in televisione, lo sport in televisione è bello, ma dal vivo è un'altra cosa. Sì. Lei che dice? Ma poi avere la possibilità di avere tutti questi sport, è bellissimo. Cioè coinvolgiamo tutto lo sport. Ma non cioè, sono molte le città che se lo possono permettere. Infatti. Non sono molte. E quindi va su, dai, quindi, ma per fare tutto questo è fondamentale la presenza del pubblico. Allora, tecnico Raciti. Raciti è stato un giocatore, come sappiamo, formidabile. Diciamo poi di Carmelo Buonarrigo. E, tra l'altro, esempi di longevità agonistica notevole. Ed è stato anche un ottimo tecnico. Come avete pensato a Carmelo Raciti? O era già nell'idea proprio, si era deciso di partire con Carmelo? Carmelo, con Filippo, Filippo Raciti. Filippo... Con Carmelo purtroppo non credo che voleva giocare più. No, già Filippo lo conoscevamo come calciatore, come le diceva. Poi qualche anno fa Ragusa ha fatto bene, conosce bene la piazza, è un ottimo allenatore, secondo me uno dei migliori in questo campo. Una persona seria, che non guasta mai. Quindi diciamo che secondo noi è la persona giusta per poter sviluppare questo progetto. Benissimo. Allora, detto questo, non sappiamo ancora se e quando e come sarà fatto il campionato, più o meno, mi diceva proprio Filippo Rosito qualche momento fa che le date dovrebbero... Tocchiamo ferro che non ci siano altre fesserie. Speriamo che quindi, bene o male, continui questo ritorno alla normalità. E Ragusa, tra l'altro, ha la possibilità, poi si troveranno, come sono trovati gli anni precedenti, il modo di convivere, la possibilità di avere un impianto splendido. Cioè questo è un nostro vantaggio, avere un campo come il Selvaggio dove avversario, metà degli avversari vanno in carenza di fiato. Sì, perché è abbastanza un campo particolare. Io ci ho giocato anni addietro e Selvaggio, oltre ad essere una bellissima struttura, perché è molto bello, e non è facile. È molto grande, non è un campo facile, diciamo, per gli altri. Ah, io ricordo, la gente forse non lo sa, il Selvaggio nacque addirittura con misure che andavano oltre il limite massimo, quindi l'hanno dovuto accorciare. Invece ci sono tanti altri campi dove... Benissimo, allora Presidente. Come primo atto ufficiale abbiamo avuto, ne sono orgogliosissimo, questa sua presentazione qui. Ora presenterete la squadra alla città, quali sono i programmi? Presenteremo la squadra alla città, non ancora in maniera ufficiale, fine luglio inizieremo la preparazione, con l'arrivare, penso, il 30 agosto la prima di Coppa Italia e il 13 settembre la prima di campionato. Ah, benissimo. Quindi, allora, lei... viene nella scia di grandi presenze, tra l'altro è stato un giocatore, mi sembra, no? Sì. E cos'era, il difensore o l'attaccante dei Puma? No, io ero nei miei zii, io ho giocato 5 anni nel settore giovanile del Ragusa Calcio. I suoi zii, mi ricordo, c'era un difensore forte e un attaccante forte. Sì, sì, no, era difensore e centrocampista, sì. Insomma, Puma di famiglia. E allora... Questi giovani, allora uno dei sistemi con i giovani è proprio, lei mi ha detto che metterete a disposizione dei giovani tecnici apposta, perché il giovane va seguito in un modo particolare, ma soprattutto bisogna dargli il tempo di crescere senza fretta, perché quello che è il problema del nostro calcio, soprattutto nelle serie minori, è di pensare che uno dalla mattina alla sera possa arrivare, niente, cioè per essere sicuro che vinci il campionato di eccellenza deve fare una grossa squadra di Serie C e sperare che i giocatori vogliono impegnarsi davvero, perché se no rischiano che non vengano. Ha visto anche il Palermo l'anno scorso, ha vinto. Voi mi pare che siete con i piedi ben piantati per terra. Sì. No, noi quello che vogliamo, quello che ci siamo prefissati e quello che le ho detto prima è portare il campionato a termine, non commettendo gli errori degli altri anni. Quindi non è che si dice se arrivano a dicembre. Ecco, perfetto, questo non accadrà perché saremo con i piedi di piombo e non faremo il passo più lungo della gamba, come si suol dire. Bene, quindi... io sono sicuro, e parlo a nome mio, ma adesso non siamo ormai molti colleghi che ci occupiamo di questo, la stampa ha avuto sempre un occhio molto affettuoso nei confronti di tutte le attività sportive ragusane e non mancherà di averlo sicuramente anche nei confronti della Ragusa. Certo, noi ci dobbiamo rendere conto che sarà un'annata, lei sarà messo sott'occhio, sarà sotto esame, lo sa, più ancora della squadra sarà sotto esame lei. Certo.
Ma mi sembra che il ragazzo le spalle sono larghe. No? A me piacciono le sfide, piace il calcio, quindi la cosa prima di tutto deve essere un divertimento per noi, per tutti, perché il calcio deve essere unione, deve essere divertimento, non si può prendere il calcio in una maniera differente da questa. Quindi queste saranno le basi. Poi, come si suol dire, nel calcio ci vuole fortuna, e quindi non si sa. Ci vuole fortuna, ma ci vuole però anche serietà, professionalità, applicazione. Questo lo metteremo prima di ogni cosa. Scapoli ammogliati li facciamo, si fa quando facciamo la sfida, quando facevo le sfide, tra gli amici e i compagni di lavoro. Quando si fa calcio a qualsiasi livello ufficiale ci vuole molta, molta serietà, e ci vuole poi una cosa che oggi è fuori moda, che è l'attaccamento alla maglia. Mi pare che voi puntate molto su questo. Sì, infatti stiamo prendendo più giocatori locali possibili proprio per rilanciare lo sport ragusano, invogliando, prendendo gli under dalle zone limitrofe, non prendendole da oltre. Maglia si intende azzurra, ovviamente. Ovviamente. Per forza. I colori sociali sono la S di Ragusa 1949 è rimasto lo stesso. Bene, andiamo alla chiusura. Allora, chiudendo, ricordiamo che abbiamo avuto il piacere di battezzare, e sarà la prima di una sicuramente lunga serie di incontri, il nuovo presidente della SD Ragusa Calcio 1949, Giacomo Puma, che ci ha ufficializzato, il tecnico è Filippo Racito, il direttore sportivo, no, direttore tecnico sportivo. Sì, non ho mai capito, questa è una differenza... Da grossa squadra di solito, perché la differenza che è Carmelo Bonarrigo, ripeto, non dimentichiamo, so che ha avuto un ruolo non indifferente l'ex giocatore che è Sagese, Appiano, che è tra l'altro anche lui è un ex del Ragusa, sì. Quindi come età. Per cui diciamo che ci sono tutte le premesse per poter iniziare un nuovo ciclo che noi ci auguriamo quanto più possibile proficuo, fortunato e soprattutto, perdonate il mio pallino, seguito dal pubblico, senza farsi troppo illusione, perché lo sai, i numeri quelli sono, però se riuscirete, e io sono sicuro che potete riuscire, ad avere quel fisso di 300 persone, guardate che sono... Guarda, io la penso sempre in grande e spero di più. Sì, quindi... io mi auguro molti di più, ma mi chiedo che 300 fisse sono cifre per quello che si è avuto negli ultimi tempi, folle. È una cosa bella. Ultimissima domanda, quando siamo a tribuna. Ma queste voci che dovete comprare Cristiano Ronaldo sono vere o no? Ma siamo in trattativa. L'ho detto io, è aperto. Allora auguri anche per questo. Presidente, grazie e buonasera a tutti. Buonasera a lei. Questa è Teleiblea. Palchi diversi al castello, decima edizione. La quinta sulla scalinata nel magnifico parco del castello di Donna Fugata. Dopo gli straordinari successi delle scorse edizioni, con le rappresentazioni classiche, le pirandelliane e i varietà, ritorna la compagnia Godot con due spettacoli. Caffè Comique, divertentissimo, e Con le ali dell'amore, dai bellissimi sonetti di William Shakespeare, in alternanza dal 22 al 26 luglio, dal 5 all'8 agosto, dal 25 al 28 agosto. Prenotazione obbligatoria e prevendita presso Bedamaccio in via Coffa a Ragusa. Solo prevendita da USA Sport al porto di Marina di Ragusa. Per prenotazioni e informazioni telefoniche contattate i nostri numeri. Posti limitatissimi. Presto, vi aspettiamo. Cari amici telespettatori, benvenuti da Floriano Mobone al consueto appuntamento settimanale con Mondo Crociera. Mondo Crociera, la trasmissione televisiva che gira i luoghi più belli al mondo a bordo delle navi da crociera più belle al mondo. Potete vedere questa puntata e tutte le nostre produzioni televisive anche sul sito sportor.tv, ora anche con i vostri digital device, personal computer e telefonino, con l'applicazione sportor.tv sulle smart TV di ultima generazione e sui social come Dailymotion, YouTube e Facebook. In questa puntata navighiamo nel mar
Tirreno nel Mar Mediterraneo a bordo di grandi navi veloci, GNV, una compagnia nata nel lontano 1992, una delle più importanti nel mondo del cabotaggio e del trasporto marittimo.